Sono Claudio Ledda, dottorando del gruppo Ricicla dell'Università degli Studi di Milano e mi occupo della coltivazione di microalghe per il recupero dei nutrienti da stream di scarto nell'ambito agricolo. In particolare, i reflui di origine zootecnica rappresentano un'importante fonte di inquinamento poiché sono ricchi di sostanza organica e sostanza minerale, soprattutto ammoniaca e fosforo, che rappresentano una fonte di inquinamento importante sia dal punto di vista delle emissioni in atmosfera che dal punto di vista dell'inquinamento del corpo idrico. Il gruppo Ricicla invece vede i reflui zootecnici come una risorsa, in quanto possono essere fonte di nutrimento per organismi fotoautotrofi come le microalghe, che quindi sono capaci di crescere in soluzione acquosa utilizzando la CO2 proveniente dall'atmosfera e la luce solare. Sono Antonio Ida, sono un ricercatore del gruppo Ricicla e così come i miei colleghi mi occupo del settore dell'agroenergia. Nel caso particolare io mi occupo di microalghe e del valore aggiunto che da queste microalghe si può ottenere. Da valore aggiunto sono le diverse le molecole che si possono ottenere, quali ad esempio gli omega 3 e alcune molecole quali astaxantina, ed hanno un settore di mercato differente, ad esempio la nutraceutica, la mangimistica e addirittura la farmaceutica. Il gruppo Ricicla è già da qualche anno che si occupa di questa tematica, non solo utilizzando gli stream di scarto tal quali, quindi non sottoposti ad alcun trattamento, ma anche utilizzando degli stream provenienti da degli impianti esistenti, quindi funzionanti in piena scala, e soprattutto impianti che funzionano con membrane che quindi consentono da un lato di rimuovere la sostanza organica sospesa del refluo che quindi potrebbe inibire la crescita delle microalghe e dall'altro produrre uno stream liquido ancora ricco di nutrienti che può rappresentare un buon substrato di crescita per le microalghe. In questo modo l'azienda agricola avrebbe un ulteriore vantaggio in quanto riuscirebbe a recuperare i nutrienti dai suoi stream di scarto e inoltre produrre una biomassa ad elevato valore aggiunto ricca in proteine, aminoacidi essenziali e acidi grassi che possono essere riutilizzati in un'ottica di chilometro zero all'interno stesso dell'azienda agricola come per esempio integratori per la mangimistica e per il benessere animale.